20 milioni di meridionali dal 50 al 70 lasciano il sud e se ne vanno in Germania, se ne vanno a Milano, a Torino, e quindi sembrava che dovesse avere solo una conseguenza di tipo solo sociale, economico. Si svuotano i paesi, la Puglia chissà quanto ha pagato in termini di prezzo amaro dell'emigrazione, invece questo abbandono del territorio ha avuto anche conseguenze da un punto di vista ambientale. E quindi vedete un altro punto di interesse delle nostre erbeduli che sono legati a questo mondo, e questo mondo sta cambiando e quindi sono a rischio anche le nostre erbeduli. Poi la seconda parte del pomeriggio sarà un altro mio contributo con delle slide. Domani mattina ci vediamo alle 9:30, visto che c'è il, come ti chiami? Giuseppe, che vuole, magari potremmo fare l'escursione alla tua azienda. Quindi se partiamo alle 9:30, dedichiamo 2 ore. Noi, domani è prevista come escursione, domani. È che dobbiamo fare l'erbario. Noi non stravolgiamo niente, Patrizia. L'erbario significa che dobbiamo andare a raccogliere erbe e poi portarle qua. Stiamo qua, dai, si dice 9:30, poi 10:15, però non tolleriamo, non cerchiamo, non va bene, non vi abbandoniamo. E quindi poi veniamo qui, facciamo l'erbario e poi lo esaminiamo, ci scambiamo le esperienze, le nostre conoscenze, poi faremo pausa pranzo e riprendiamo alle 3 e facciamo le conclusioni del corso, dove ci sarà un altro mio piccolo contributo e poi una conclusione e chiudiamo l'avventura. Va bene? Quindi così ci siamo, abbiamo anche chiaro che cosa ci si aspetta tra oggi pomeriggio e domani. Allora, io voglio dare 2 approfondimenti. Uno è questo: visto che il dottor Dervicio ha parlato di tassonomia, fondamentalmente, ha parlato di logiche che ci hanno permesso di classificare le piante. C'è una branca che si chiama appunto la tassonomia che lavora proprio a questo. Esiste la figura del tassonomo, sempre meno ce ne sono, e quindi nonostante parliamo tanto di biodiversità, ci vogliono gli studiosi di biodiversità, ci vorrebbero i tassonomi. È una figura a rischio di estinzione perché non ci sono più ragazzi che decidono di intraprendere percorsi universitari che poi li portano a questo tipo di specializzazione. Ce ne abbiamo sempre meno, perché l'ambizione di tutti questi nostri giovani è ancora di fare il medico, l'avvocato, l'ingegnere o il cubista, oppure la velina, oppure eccetera, eccetera. Quindi parliamo tanto di questa biodiversità che la vogliamo valorizzare, intanto dobbiamo spendere tante, tante energie ancora per conoscerla, e queste energie sono queste professionalità che ci servono, ci occorrono. Il problema è che il ragazzo poi ti dice: ma che lavoro io ci avrò, che futuro avrò io da tassonomo? Perché pure le università ormai sembra che non riescono a garantirgli un futuro per tutti i tagli, per il livello di considerazione che ha raggiunto in Italia il sistema universitario, il sistema della ricerca. Chiaro, quindi è un po' paradossale la situazione. Parliamo tanto di biodiversità, la vogliamo tutelare, ma c'è ancora dobbiamo ancora lavorare a conoscerla. Ci vogliono degli specialisti, i tassonomi, e purtroppo non ce ne sono. Perché ci vuole il tassonomo, non è che c'è il tassonomo vegetale, poi c'è il tassonomo animale, quindi c'è quello che si specializza con gli insetti, quello che si specializza con i mammiferi, quello che si specializza con i vegetali. All'interno dei vegetali non siamo tutti uguali, c'è il tassonomo che lavora a classificare i muschi, chi lavora a classificare i licheni, chi lavora, non esiste il tassonomo che sistema tutti i vegetali, si lavora per campi, chi lavora su alcune famiglie, chi lavora su altre famiglie. È quello che usa questa branca della botanica che è la tassonomia, da taxon, e
da taxon, che significa categoria. Allora, tutta la lezione del dottor Del Vice, avete visto, si è incentrata su quella che è la categoria fondamentale di questo sistema, perché è un sistema, quindi un insieme di relazioni, che diciamo che è gerarchico, quindi vorrà dire che ha delle categorie superiori via via, che poi si ramifica, quindi la gerarchia è proprio questo. Ma il centro funziona perché abbiamo fondato quella che è l'oggetto principale, la categoria principale, che è la specie. Noi adesso possiamo vedere, voglio darvi un'idea di come funziona, andando supra specifico, e come funziona infra specifico, no? La specie è il ciliegio, va bene? Siamo qui, prunus avium. Che c'è sotto? Ci sono categorie infraspecifiche? Sì, ce ne sono. Intanto ci può essere una subspecie. Nel caso del ciliegio non esistono, andiamo direttamente a quella che si chiamano, quindi stiamo scendendo adesso, stiamo scendendo, e quella che troviamo è quella che chiamiamo, gli agronomi chiamano cultivar. La specie Prunus avium. Che c'è sotto? Quali sono i livelli gerarchici inferiori a quella della specie? Dovrebbe esserci una subspecie, dovrebbe esserci adesso la cultivar. Cultivar viene, è una parola composta, gli inglesi, cultivar, variety, mettendo insieme esce cultivar. Quella che comunemente chiamiamo noi varietà, ma è una parola sbagliata. Quando dico ciliegia di ferrovia, sto dicendo una cultivar. Quindi è una varietà coltivata, non esiste. Qui finisce la botanica e qui comincia l'agronomia. Quindi l'ultima categoria è la subspecie. In realtà ci dovrebbe essere anche la varietà sotto la subspecie, perché ci può essere un soncus asper varietà glaucescens, cioè si è visto che c'è una popolazione che ha la foglia un po' lucidotta, un po' crassulenta, molto luminosa, e quindi l'hanno chiamata che tende al violaceo, l'hanno chiamata, quindi è una popolazione che si è distinta con questi caratteri costanti che si perpetuano nel tempo. E arriviamo quindi alla varietà. Qui finisce la botanica e qui comincia l'agronomia, che quindi è tutta, da questo punto in poi è tutta roba, e qui c'è una diversità incredibile. Pensiamo a quante cultivar di ciliegie ci sono. Ecco, c'è una biodiversità che chiamiamo agraria e che è di questo tipo. E perché dobbiamo ritenerla diversa da questo sistema, che va da qui fin su? Perché qui parliamo di tutte specie spontanee. Da questo momento in poi, che c'è una diversità incredibile ancora più, è tutta nostra creazione. A tutti gli effetti, le abbiamo inventate noi. La ferrovia, il durone, la ciliegia di Vignola, sono tutti esempi di creazioni nostre che vengono da processi di domesticazione che partono da lontano, e qui è un altro capitolo. È un capitolo anche che pone dei problemi, perché questa biodiversità si sta riducendo moltissimo. Se contiamo le cultivar di ciliegie che c'erano negli anni 50, potremmo forse arrivare a 2-3 mila. Se andiamo oggi, si è impoverita drasticamente, perché la ferrovia la coltivano qua, la coltivano anche la Vignola, l'hanno portata qui, quindi abbiamo impoverito. Questa è quella che si chiama erosione genetica, che ha colpito particolarmente questo mondo delle cultivar. Va bene? E questo è un altro mondo di grande interesse scientifico oggi, che siamo molti, sono impegnati a studiarla per... No, preferisco che le domande le facciamo, non so se... Grazie. Andiamo sopra adesso, vediamo che cosa succede. Abbiamo già detto stamattina
che la specie non sta da sola. Nel prato non c'è solo la margherita, ma ci sono tante specie diverse che convivono. Quindi io potrei avere S1, S2, S3, S1, S4, S5, S6. Quindi qui si forma una comunità di specie che convivono, l'abbiamo visto, no? La comunità che c'è nel grano, nel campo di grano, e queste qui noi le chiamiamo unità, ma che gli diamo un nome, vedete, che chiamiamo associazioni. E si tratta di individuali, quindi associazione 1, AS2, ce ne stanno tantissime di comunità, perché il prato è solo una fisionomia. Il prato che si svilupperebbe nei campi di Gravina o di Castellana potrebbe avere una composizione di specie diversa da un prato che si formerà sulle Alpi. Sempre prati sono, ma proprio perché cambiano le condizioni climatiche, cambieranno le composizioni. Quindi associazioni diverse, e questo è la branca della botanica che si chiama la fitosociologia, che cerca di conoscere tutte queste associazioni. Quindi specie, la categoria superiore, è l'associazione. Più associazioni possono avere molto in comune. C'è l'associazione che sta nel campo di grano, che può essere molto assimilabile a quella del campo delle fave. E allora abbiamo fondato un'altra categoria che si chiama alleanza. Io posso continuare fino ad arrivare a quella che è la classe, che è la macro. Non voglio tediarvi ancora, so che ciò vi dico solo che c'è una macro categoria che contiene tutto, che è la classe, che è, quando dico Quercetea ilicis, è la classe che contiene tutte le alleanze che sono riunite in questi boschi, che dove c'è il faggio, dove c'è il cerro, dove c'è la lecceta, dove c'è la quercia virgiliana, la quercia spinosa, tutte queste fanno parte di questa classe. Allora io potrei inquadrare il paesaggio vegetale pugliese fondamentalmente in questa classe, che noi entriamo perché abbiamo dalla faggeta del Gargano fino all'associazione della quercia spinosa di Castellana. Ci siamo, quindi vedete, è un sistema gerarchico. Ho voluto darvi solo un'idea di come funziona, perché noi dobbiamo spiegarci la realtà. La realtà è che io vedo un paesaggio, questa è la realtà, che è verde. Tutti lo leggiamo, no? Quando vedo un paesaggio è fatto fondamentalmente, è segnato la matrice, è fatta dei vegetali. Ecco, tutta la botanica è impegnata a vedere come e perché si struttura un paesaggio e perché c'è quel paesaggio. Tutto questo sistema ci permette di capire come funziona questa natura. Ma uno dice: perché è importante sapere come funziona questa natura? E l'abbiamo capito, ci stiamo provando da tempo, ma oggi, questi ultimi 20-30 anni, sembra che un po' l'abbiamo capito, ma qual è l'obiettivo? Ci serve per riuscire a trovare modelli diversi di uso dell'ambiente, perché i modelli di uso dell'ambiente che abbiamo usato fino ad oggi ci hanno portato a quello che tutti sappiamo, che cioè a una società che non è più sostenibile dal nostro pianeta. Quindi dobbiamo pensare a modelli alternativi che possano funzionare, che possano durare più nel tempo. Quindi la scienza non è solo capricciosa, che ha i suoi bisogni scientifici di curiosare e basta. Ci lavora su queste cose per darci delle indicazioni, per dire: guardate, quando dovete gestire l'ambiente, tenete presente questi suoi limiti, tenete presente queste sue vulnerabilità. Perché questi modelli che abbiamo usato fino ad oggi ci hanno fatto pagare prezzi amari in termini di inquinamento, di disastri ecologici. Siete mai meglio di me a conoscenza, e quindi dobbiamo pensare a qualcosa di alternativo. Questo modello alternativo, io se lo propongo,
se li proponiamo la scienza è perché possono essere validi, efficienti, funzionali e guardate caso andiamo a studiare particolarmente gli agroecosistemi tradizionali perché sembra che lì potremmo attingere, l'ho detto, lo ripeterò sempre, tanti e tanti modellini perché oggi alla stessa agricoltura gli stiamo chiedendo di essere sostenibile. Perché questa agricoltura che consuma acqua, che consuma suolo, che inquina, che impatta in tanti sensi sull'ambiente, per quanto ci faccia produrre quantità infinite di prodotti, oggi siamo capacissimi di produrre cose incredibili, inimmaginabili 50 anni fa, però questa eccessiva produzione poi ha dei prezzi che non possiamo più pagare. Chiaro quindi perché la scienza vuole studiare, quindi poi se qualcuno dice ma quali sono le finalità della scienza, poi qualche ministro si è alzato, tipo la Gelmini qualche anno fa diceva che tante ricerche non servono. La ricerca serve, al di là del fine applicativo, utile o pratico. Se qualcuno si cominciava a interessare della cellula, non avremmo mai capito come funzionava la cellula, non saremmo mai arrivati alla biologia molecolare. Che ragione aveva, che bisogno aveva qualcuno di incuriosirsi su questa cellula, che l'abbiamo scoperta per caso? Che senso aveva, quale utilità pratica aveva studiare la cellula? Eppure, quindi il fine della scienza poi alla fine si rivela. Mi fermo qui 5 minuti e poi do per qualche domanda. Prego. No, siamo sempre cultivar, tutto ciò che è coltivato è cultivar. Cultivar. Grazie. Sì. No, 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 scusa. No. Un treno? Un terreno. Allora, una proposta di modello sostenibile attualmente, non per dare un articolo, qual è? Cioè, faccio un esempio, che tipo di coltivazione potrebbero inserirsi? Intanto dobbiamo abbandonare l'idea di intensificare al massimo le produzioni, perché intensificare le produzioni ci porta a un esaurimento irreversibile della fertilità. Quindi l'idea di produrre 50, 70, 80 quintali, perché questo presuppone che devi usare concimi, migliaia di litri di acqua, e questo no, non è più sostenibile perché il suolo, che la fertilità è un concetto biologico, non è solo chimico. Il terreno fertile non è solo perché ci ho messo il concime. Il terreno è un organismo che i contadini avevano capito che poteva funzionare, io lo potevo aiutare, sostenere, ma la fertilità è un processo che tende ad esaurirsi e così è successo che l'abbiamo esaurita, tant'è che parliamo oggi di desertificazione, cioè di suoli che hanno perso completamente la capacità di far vegetare una pianta, è diventato semplicemente un supporto. Per cui ci devo mettere acqua, ci devo mettere sostanza organica, ci devo mettere concimi, ci devo mettere tutto, perché sennò altrimenti la mia pianta non cresce. Quindi è diventato semplicemente un supporto. Ammesso che tutto si possa fare su quel terreno. Allora, che cosa abbiamo visto? Che ha funzionato l'idea di dare a questo terreno la capacità di ricostruire la fertilità perduta, consumata. I nostri nonni usavano il sovescio, perciò chiamiamo questo Savon, che sa di sovescio. Ho sbagliato proprio. Vabbè. Sovescio, perché questi lasciavano il campo riposare, quindi l'avevo sfruttato a grano, adesso quel campo di grano io lo lascio riposare, lo si arava,
e pullulava di Cacigni. L'anno successivo, avete visto questo, il Cacigno l'abbiamo visto pure in queste arsure, che capacità ha questa specie di invadere, di esistere. Poi l'anno successivo arrivava marzo, aprile, il campo era pienissimo, veniva un aratro e sovesciava, significava far ritornare sostanza organica nel suolo. Questa sostanza organica che doveva diventare? Diventava concime. Perché i processi di mineralizzazione facevano sì che tutte quelle foglie, quei residui, diventassero minerali. Quindi il riposo era fondamentalmente far riposare il suolo, così il suolo riacquisisse la capacità di rigenerare di nuovo fertilità. Ma poi abbiamo inventato i concimi, ma perché io devo aspettare un anno? Io aro. E non solo, ci faccio due raccolti. Pensate che scenari spettacolari ci si aprono negli anni 50-60, quella che poi sarà la rivoluzione verde, la seconda rivoluzione dopo quella industriale. Perché devo aspettare quando io c'è il bel concime? No, prima si portava il letame, ma quante dovevi portare un quintale di letame per avere 1% di azoto? Un quintale, quindi avevi 1 chilo, e quanti quintali? Funzionava se avevi un modello di azienda integrata, dove non solo facevi il contadino, ma facevi anche l'allevatore. E quindi con le mucche, quindi diversificavi la produzione, ma l'allevamento ti permetteva di far chiudere il cerchio e riciclare, eccetera, eccetera. Questi sono modelli che potremmo prendere spunti, li vogliamo prendere tale e quale, oppure vogliamo prenderne solo alcuni aspetti. Ecco, pare che sti contadini avevano capito, perché sennò ci dobbiamo spiegare che questa rivoluzione agricola, che è partita 10.000 anni fa, ha funzionato per secoli e per millenni. Il nostro modello di sviluppo di questi ultimi del Novecento, quanto ha funzionato? Il modello di agricoltura industriale ha funzionato 30-40 anni e si è fermato, ma pure il nostro modello, che si basa tutto consumando fossili, noi stiamo consumando petrolio, tutto il nostro sistema si regge su questa fonte energetica che ci fa pagare prezzi incredibili in termini ambientali, ma che non è sostenibile. Quanto? Sì, vabbè, poi scopriamo, lo dicevano già negli anni 50, il petrolio fra 20 anni finisce. Poi invece stiamo ancora a cercare sull'Adriatico, perché abbiamo un sistema infrastrutturale che ci costerebbe troppo smaltirlo per sostituirlo con un altro, perché le macchine a idrogeno saranno 50 anni che le sappiamo far funzionare, che esistono. Il problema è che dobbiamo cambiare la rete. Immagina di togliere tutte queste pompe ai caselli autostradali, tutte queste pompe di benzina, dovremmo tutte risostituirle con un nuovo sistema, e costa tempo, energie, eccetera, eccetera. E poi, allora, quindi invece preferiamo ancora andare a cercare altro petrolio invece di cominciare a smantellare questo sistema e costruirne degli altri alternativi. Purtroppo noi subiamo, non lo so, quanto possiamo essere artefici. Certo, possiamo essere artefici. Il consumatore oggi è in grado, è sempre stato in grado di condizionare certe scelte di chi ci comanda. Per esempio, potremmo decidere, se decidiamo tutti quanti insieme, di non usare più la macchina. Voglio vedere quanto questo sistema poi può durare, se decidiamo, oppure quante volte abbiamo deciso di non mangiare più McDonald's e l'abbiamo messo in crisi. Cioè, oggi il consumatore può avere questa, se decidiamo tutti di mangiare verdure spontanee, potremmo, chi ci dice, condizionare il mercato della verdura di questi modelli di produzione agricola. Cioè, la forza ce l'abbiamo come consumatori, ma una forza un po' relativa, dipende da quanto siamo capaci di condizionare queste scelte. Prego. Un omaggio, Un omaggio floreale. Citronella. Prego, prego. Sul concetto di sottoscrizione, sulla specie. Cioè, stiamo rimbalzando sulla rivoluzione, diciamo, etologica.
termini pratici, quanto l'effetto di un microecosistema su una specie può essere distinguibile dalla attribuzione di appartenenza di una pianta ad una sottospecie? Madonna, non ti ho capito. Allora, concetto di sottospecie. Cioè questo microecosistema, ci intendiamo, chi può essere un microecosistema? La campagna dove siamo andati prima. Ma micro? Macro, ecosistema. Un allora, agroecosistema. Sì, togliamo micro, ma agroecosistema. Quanto l'effetto di un agroecosistema su una specie può essere confondibile con l'attribuzione di una pianta ad una sottospecie. Allora, ti faccio un esempio pratico, magari mi riesco a spiegare meglio. Il sivone con la foglia lucida. Hai detto che appartiene ad una sottospecie. Quanto varietà. Ad una varietà. Quanto invece, cioè come posso essere sicuro che non sia l'effetto dell'ecosistema su un classico Sonchus asper? Se è effetto dell'ecosistema non è una varietà, perché abbiamo detto la varietà ha costanza di carattere. Può succedere, per esempio, se io vado vicino al mare, la beta vulgaris, vicino al mare le foglie acquisiscono una sorta di crassulenza, diventano coriacee, diventano carnosette. Allora qualche botanico ha detto beta vulgaris, varietà marittima. Che forza ha questa istituzione? Sì, cioè, questa, io ho istituito una nuova entità biologica. Se prendo io quella pianta, mi prendo i semi e me ne vado a Castellana, quel carattere si perde. E quindi la varietà in questo caso ha subito l'influenza dell'ambiente. Tant'è che noi diciamo sono degli ecotipi. Ok. Chiaro? Quindi la botanica classica non l'aveva capito ancora sta roba qui e decideva, perché acutissima nell'osservare, aveva istituito beta vulgaris, varietà marittima. Poi gli studiosi, ma vediamo, questa crassulenza è un fatto che ha deciso l'ambiente oppure ha la forza genomica? Allora abbiamo provato, spostandola, questo carattere si perdeva. E come è finita? È rimasta, è finita, varietà... che l'abbiamo abbandonato, quel binomio non esiste più. Ok, a posto. Quindi la beta vulgaris è un'unica entità biologica e non riconosciamo sottospecie. Invece per ciò che riguarda il Sonchus, quella glaucescenza, non è stato possibile dimostrare che fosse l'ambiente, oppure è stato l'ambiente che un tempo l'ha deciso, ma quel carattere si mantiene costante nel tempo. Sì, grazie. Guarda, giusto un'altra domanda al volo. C'è una sorta di conoscenza popolare che mi è stata tramandata, per esempio da mio nonno, per cui tutto il genere Cicorium, se è bianco dentro è buono, se invece è rosso, eccezione fatta per una o due specie, non è da raccogliere né da mangiare. C'è una corrispondenza, un link tra questa conoscenza popolare e il sapere scientifico? Può darsi che possa funzionare, perché tant'è che nell'onomastica, nei nomi dialettali, c'è cicurione. Diciamo cicorie e cicurione. Con l'appellativo di cicurione intendiamo tutte quelle specie che assomigliano a una cicoria. Allora può darsi che ha questi riflessi rossi, o questo sughetto, chiamiamolo così, rosso, Lactuga viminea, che infatti è tossica. Boh, non lo so, se quella osservazione del nonno possa avere, probabilmente sì, probabilmente. No. Però è sempre una mania di cercare regole che... Grazie. È come quando poi la stessa cosa se andiamo nel mondo dei funghi, no? Quanta la cultura popolare si è inventata, se metti l'oro e diventa l'anello d'oro, quando ti fai il soffritto di funghi diventa ramato, è segno che se le mangiano le lumache vuol dire che è buono, se non le mangiano... Può succedere che le lumache possono mangiare la specie tossica, velenosa, buona. Perché il concetto di tossicità sul quale voglio spendere qualche parola tra oggi e domani, vediamo, è proprio questo, che è un concetto non assolutizzabile, molto molto relativo.
Vorrei chiedere, prima si è parlato della, diciamo, di subspecie, di sottospecie e varietà, però hai detto che il Prunus avium, per esempio, non ha subspecie ma ha varietà, Sì. o, cioè magari oltre che cultivar, forse. Cultivar, non fondiamo la Ok, varietà allora al menù adesso, la prendiamo cosa di non la nuovo il voglio più Sivone. sentire. Quella è una varietà di cicoria, non lo dobbiamo più dire. Dobbiamo Sì. dire Sì, no, allora di torniamo cicoria magari coltivata, perché noi sempre. adesso la cicoria abbiamo la forma coltivata, chiaro? Quindi dobbiamo dire ci sono tante cicorie coltivate, tante cultivar. Sì, allora torniamo sullo spontaneo, sul glauce scienze, diciamo, del Sivone, no? Sì. Come mai, diciamo, l'appellativo non ha determinato sottospecie, ma direttamente varietà? Cioè non sono a scalare come nel Perché, caso. allora, perché la varietà ve l'ho messa io come una categoria sottospecifica. Allora, la varietà è una piccola popolazione, invece la sottospecie è una popolazione molto più significativa. E Quindi dipende questo dal fa la numero di. differenza, perché la varietà, poi spesso oggi le varietà tendiamo ad abbandonarle, stiamo dando più forza alla sottospecie, perché le varietà tendiamo a farle rientrare in quella che chiamiamo variabilità individuale. Cioè, la specie uomo, che siamo noi, si caratterizza il fatto che ognuno di noi è diverso dall'altro, la riconosciamo come variabilità individuale. La tua fisionomia è diversa dalla sua, quindi immaginate la variabilità individuale. Adesso pure nei vegetali dovremmo imparare a riconoscere che c'è una variabilità individuale, cioè questa reseda alba, individuo X, sarà diverso da un altro individuo? Ancora non riusciamo a coglierla, questa variabilità individuale. Però ci può essere qualcuno che ha i fiori gialli, per esempio, allora quel colore giallo fa parte della variabilità individuale. La variabilità individuale nel mondo vegetale è particolarmente evidente nel mondo delle orchidee. E lì siamo capaci addirittura di riconoscere l'individuo. È un fatto strano perché l'orchidea c'ha un labello, l'avete visto qualche volta, no? Una specie di labbro. E allora su quel labbro si fa un disegno. È come se si stampasse il volto tuo, il volto suo. Cioè, io distingo te da lui, dal viso, perché se ci tagliamo le teste non ci riconosciamo più, quindi la fisionomia ce la dà il viso. È questa che ci fa riconoscere l'individuo. Adesso qua come faccio a riconoscere questo individuo X? Qua ne sono due. Qual è l'individuo X e l'individuo Y? Boh, è impossibile. Per alcune specie questa variabile, che sono le specie più primitive, con le orchidee che sono le specie più evolute, sembra che l'evoluzione abbia segnato questo ulteriore passo, cioè di fare affermare l'individuo. E questo l'abbiamo scoperto non più di 30-40 anni fa, lo dobbiamo a un pittore, è un tedesco che è morto negli anni 80, si chiamava Erik Nelson, che era un pittore di paesaggio che frequenta l'Italia, frequenta la Puglia, proprio frequentando la Puglia, il Gargano si appassiona di questi fiori e comincia a dipingerli con acquerelli, ci sono delle tavole straordinarie di questo pittore, e con la riproduzione col pennello fa degli ingrandimenti, Erik Nelson, e dove può dimostrare che c'è l'individuo A, B, C, D, eccetera, eccetera. Quindi le orchidee, che sono le ultime specie nella storia evolutiva, sembra che anche i vegetali stiano affermando questa individualità. Un'altra domanda, parlando delle, diciamo, delle categorie di piante d'ambiente cosiddetto disturbato come le ruderali o le commensali, insomma, mi chiedevo a livello di evoluzione, no? Siccome noi abbiamo cominciato a coltivare da 10.000 anni, sono piante che si sono evolute a partire da 10.000 anni in qua, Bravo. oppure c'è anche dei, diciamo, degli ecosistemi No, non sono disturbati? tutte specie che si sono formate in questi ultimi. È la dimostrazione che la speciazione continua. Cioè, se Dio non ha creato la rucola, semmai Dio ha creato altre specie, se è vero che Dio ha creato, la rucola è una specie che si è formata. Tant'è che Darwin, per sostenere la sua, quindi è un esempio di come siamo noi spettatori, possiamo guardare, constatare che una specie si può formare partendo da altre.
Questa è la novità del nostro evoluzionista, che lui dimostra che addirittura se l'uomo è stato capace di fare questo, perché questo è una forma coltivata domesticando una forma spontanea. E ho fatto in modo che il baccello rispetto a quello spontaneo diventasse più grosso, perché mi interessava questo, perché questa è la parte edibile, la parte edule, come volete. Quindi è una mia creatura. Darwin, per sostenere la tesi dell'evoluzione, fa molte volte esempi dei contadini che sono stati creatori di nuove specie. Quindi tant'è che noi siamo stati, si è creata una sorta, c'è il bosco. Quando c'era il bosco non c'era il lampacione. Quando comincia a disboscare si crea un ambiente aperto, c'è luce, perché il problema è sempre luce. Qui ha la possibilità adesso nuove specie di differenziarsi partendo da qui e diventare nuove specie. Chiaro qual è il passaggio? Quindi in questa maniera noi disboschiamo, aumentano gli spazi aperti. Aumentando gli spazi aperti aumenta la disponibilità di cibo, perché se non c'erano gli spazi aperti non si sarebbe manco creato il grano, le forme spontanee da cui siamo partiti per coltivare il grano, per domesticare. Quindi si è creata una sorta di feedback, vedete, disbosco, aumentano gli spazi aperti, aumentano le specie, aumenta la disponibilità di cibo. Si chiude il cerchio, si potrà chiudere il cerchio, quindi sta disponibilità di cibo ha significato poi aumento della popolazione e continuiamo a disboscare. Ha funzionato questo modello ciclico, fino all'Ottocento, inizi Novecento, ha funzionato questo modello. Questo modello poi ha perso la sua ciclicità perché abbiamo dato a un modello di sviluppo una direzionalità, risorse naturali, che diventano prodotti, che diventano rifiuti. È venuta meno la ciclicità, viene invece una direzionalità. Che succederà? Che qui aumenterà la montagna di rifiuti e qui queste risorse naturali tenderanno via via a diminuire. È un modello che non funziona. Ecco perché poi abbiamo cominciato a parlare di riciclo, di riciclare, perché vogliamo copiare fondamentalmente la natura. Questo è il pallino, perché se sta natura funziona e funziona da sola, lei ci potrebbe insegnare tantissimo. Non può funzionare un modello che qui è petrolio, perché un giorno o l'altro finirà e quindi poi dobbiamo smantellare tutto e ricreare altri modelli. Ce la facciamo? Non ci interessano queste premesse, vada tranquilla. Dicevate prima che se si lasciasse fare alla natura si diventerebbe tutto bosco. Beh, io vedo che non è così. Nelle Murge, per esempio, ci sono tante chiazze di bosco e non si fa nulla in alcuni territori da anni e anni e anni. Ci sono chiazze di bosco, poi ci sono radure aperte, poi ci sono punti dove il bosco è più fitto e punti dove c'è la luce. Cioè la natura forse da sé l'equilibrio se lo trova. Certo, appunto. Diventando quindi bosco se lo trova. No, ma il bosco non è bosco nel senso che poi non cresce solo il cespuglio e l'albero e non cresce niente sotto, perché il bosco ha i suoi spazi aperti, ha i suoi prati, certo, ha i suoi, certo. E quindi è un sistema più complesso, naturale. Io li ho visti. Approfondimento voleva far capire proprio questo. Ok. Altre? Io visto che si parla di sostenibilità e si fanno questi discorsi pure economici, volevo capire se col discorso di usare agricoltura non intensiva e le piante spontanee si può quantificare in qualche modo, per esempio rispetto avendo un ettaro a disposizione, no? La differenza di produttività rispetto a coltivare in maniera intensiva, no?
con l'utilizzo di agricoltura tradizionale. La tua domanda con le pone la questione. Perché il discorso è se vogliamo usare questo metodo, però richiede più territorio di quanto ce ne voglia per l'agricoltura intensiva, vuol dire dover disboscare molto di più. Io ti do due dati. Negli anni 50 tu hai posto la questione centrale, dici, ma quanto è produttivo questi modelli che vogliamo rispetto a quelli che, convenzionali, come li chiamiamo, no? Noi negli anni 50 l'Italia lavorava, il 70% della popolazione era agricola, lavoravamo in agricoltura, con punte anche dell'80%. Ci volevano, campavamo, abbiamo, a parte queste situazioni poi di non giusta distribuzione della terra, che è tipica del sud, no? Dove c'era un latifondo che invece ha regnato e ha segnato molto le nostre storie. Lavoravamo fino all'80% della popolazione in agricoltura, ci sostentavamo, diciamo che abbiamo sopravvissuto, l'agricoltura ha nutrito abbastanza, con delle eccezioni di carestie, di fame terribili, perché questo è un problema che ci attanaglia, ce lo portiamo dietro da... E coltivavamo, l'Italia siamo 30 milioni di ettari, dovevamo coltivare per sfamare questa popolazione almeno, perché togli poi gli Appennini, le Murgi, le rocce, le Alpi, eccetera eccetera, riuscivamo a coltivare fino al 99,9% dell'utilizzabile, cioè quanto era l'utilizzabile, intorno a 22 milioni di ettari, togliendo le cime delle Alpi, degli Appennini. Quindi noi siamo riusciti a, dovevamo utilizzare il 100% dello spazio utilizzabile. Oggi lavoriamo 3 milioni di persone, siamo addetti all'agricoltura, e di quei 22 ne abbiamo abbandonati così tanto che oggi ci bastano 5 milioni di ettari per produrre il quintuplo di quello che facevamo con i 22 milioni di ettari. Questi sono i numeri. Poi possiamo fare tutte le filosofie possibili e immaginabili, i modelli, scelte di vita, eccetera, eccetera. Ma questa è la triste realtà. Adesso stiamo spendendo addirittura che possiamo chiedere all'agricoltura non ci produrre più da mangiare, ma facci carburanti. Ci vogliono 5 ettari. Per coltivare, per fare camminare la macchina tua, 5 ettari. 5 ettari dovremmo coltivare biodiesel, cioè foraggere piante da cui puoi ottenere 5 ettari per ognuno, per far camminare la macchina di ognuno di noi. Ed è una sottostima, perché ci sono dei numeri, basta che andate sulla rete e vedete quanti. Allora, che facciamo all'agricoltura? Addirittura gli stiamo chiedendo, no, perché ci produce così tanto, abbiamo problemi di eccesso in agricoltura, no? E quindi pensiamo di utilizzare questi campi addirittura per produrre energie. La Puglia qui ha molto da dire di quanto ha sfasciato, specialmente da noi nel Foggiano, queste terre marginali. Arrivano questi signori, vanno dal sindaco, ti do 20.000 euro, fammi installare, autorizzami, il contadino gli danno 500 euro per mettergli, e abbiamo pieno. Questo poi è il Vendola, si lava la bocca che abbiamo fatto queste energie alternative, ma che cosa torna al territorio? Che abbiamo, qui forse Sgarbi c'ha ragione, non lo so, a me non è che, voglio dire, dice delle verità che poi ci toccano, perché certo che a me piace sempre di più una pala che gira come effetto paesaggistico, cioè come che è un pozzo di petrolio, però è anche vero che quelle pale noi abbiamo riempito tutta la provincia di Foggia. Allora abbiamo tante eccedenze che le dobbiamo fermare e le dobbiamo pagare che stiano ferme, perché la rete non riesce a far circolare tutta quell'energia. E allora era un modo per valorizzare le terre di questi agroecosistemi. Io preferivo che quei 500 euro glieli davano a quel contadino che magari era ancora custode di quella biodiversità. Perché che torna al territorio? Che è tornato? Abbiamo trovato il petrolio. Vedete che è successo
nella Basilicata. Questi poveri lucani che cosa hanno avuto di questo petrolio? Quindi vedete, all'agricoltore gli stiamo che ormai coltiviamo energia. Conviene più coltivare energia, addirittura i poveri agronomi si stanno spendendo, dice madonna, però io potrei coltivare pure i pomodori. Allora abbiamo fatto degli specchi più stretti, facciamo delle belle file, e poi tra una fila di specchi e un'altra fila ci mettiamo il pomodoro, così facciamo uno e l'altro. Quindi poveri agronomi che devono inventarsi soluzioni di questo tipo. Posso permettermi riguardo al discorso della produzione? Ci sono delle tecniche anche innovative in molti paesi, tra cui l'Australia, da cui Bill Mollison ha iniziato a portare avanti la permacultura, che hanno dimostrato che invece addirittura si può arrivare attraverso un'ideazione, cioè una realizzazione di una food forest, a produrre più di quanto attualmente l'industria dell'agricoltura, quella che parliamo a livello intensivo, che consideriamo a livello intensivo, può produrre. Si è fatta una valutazione di prodotto, di produzione, e si è visto che effettivamente si può addirittura produrre di più. Quindi magari tornando, recuperando il vecchio modo, sistema di fare agricoltura di cui questa tu... Questa permacultura produce di più dei modelli convenzionali? È stato dimostrato che produce di più. Però chiaramente non è ancora diffusa su tutto il territorio. Noi parliamo di dati scientifici. No, di dati scientifici. Il dato scientifico è un peso, cioè basta pesare, vedere quanto produci. In tecnica di Io non basta, se, anche su internet ci sono diverse dimostrazioni di agricoltori che hanno cambiato il loro sistema, soprattutto in India, laddove ci sono stati molti suicidi in relazione all'uso di prodotti che hanno portato a indebitarsi i contadini e quindi a trovare altre soluzioni. Comunque, indipendentemente da questo, a quanto pare si può fare diversamente utilizzando la stessa tecnica di cui tu parlavi prima, cioè quella che usavano i nostri... E allora perché non usiamo quella? Perché non usiamo i modelli dei nostri nonni? Riprendo il modello dei nostri... Posso permettermi? Riprendendo la tecnica di cui parlavi tu riguardo a avere più tipologie differenti di alberi, per esempio da frutto. Bravo. Quindi una food forest intesa in questo senso, quella che si chiamava la cultura promiscua, quello era il modello dei nostri nonni, che ci devono mettere la vigna, l'albero del ciliegio, l'albero del pero, quindi di diversificare al massimo la stagionalità, ma era un modello però di agricoltura di autoconsumo, cioè la famiglia perché diversificava? Diversificava anche con un fondamento ecologico, perché funzionava meglio l'agroecosistema nella diversità, forse anche il sapore del vino ne acquisiva di più. Te l'ho detto, la masseria che come momento per reintegrare, però era un'agricoltura di autoconsumo. Cioè, siamo disposti a che ognuno di noi si produce ciò che è. Questa è la famiglia contadina, che io mi faccio il mio campo, che penso un po' a vendere il grano, perché abbiamo venduto grano e olio, e poi dovevo mangiarci. E ci piantavo frutta di ogni tipo, perché la frutta nelle nostre realtà, nelle campagne, è stato un alimento, altro che frutta come la intendiamo oggi. Siamo cresciuti noi, io, la mia generazione, penso anche voi, io non c'ho miglior spettacolo di stare su un albero a mangiare le ciliegie su un albero. Era un modello di mercato di autoconsumo chiuso, che oggi invece c'è il supermercato, ragazzi. Questo, il supermercato presuppone che uno la produce e uno la deve vendere, e poi le filiere sono diventate così lunghe che l'arancia della Sicilia deve arrivare a Milano e ci vuole. Questo è, però era un modello di una famiglia che nella campagna trovava lavoro, occasione di lavoro. Questa era la famiglia contadina, faceva lavorare la moglie, lavorava la moglie, i figli, e soprattutto con la campagna ci si autososteneva da un punto di vista alimentare. Quindi la diversità era anche perché
facevano le vigne con più vitigni, ora dobbiamo fare la vigna tutti con il negroamaro, con il primitivo, perché ogni vitigno aveva la sua sensibilità, uno stress o patologico, ambientale, per cui quest'anno mi colpiva il vitigno A e invece il vitigno B era insensibile a quello stress e io tutti gli anni mi garantivo il vino. Oggi se faccio una vigna tutto di negroamaro e mi arriva un attacco di peronospora, io rischio di non farmi il vino. Quindi vedete, la biodiversità l'hanno capita i contadini diversificando al massimo gli indirizzi culturali o le specie. Prego. I segreti delle piante, adesso c'è tutto un filone di ricerca, se andate pure su Facebook trovate questo blog, questo come lo devo chiamare, che stanno lavorando a dimostrare l'intelligenza delle piante e un po' ci convince. Beh, Paolo è un altro filosofo come me, insomma, vedi, io adesso sto filosofeggiando, ci stiamo lasciando andare, dai, perché noi siamo partiti da queste, vedete dove siamo arrivati? Ed è bello arrivare a questo, perché se no diventava un ricettario, no, non è giusto che questo diventa, come la posso cucinare, come la posso mangiare? E invece la realtà che quando osservi poi i punti di osservazione possono stanno dimostrando, ci sono dei video dove sembra che dimostrano che se una pianta la accarezzi lei ti risponde con dolcezza, si muove, se gli dai una botta lei reagisce con tale quale come quando qualcuno ci dà uno schiaffo, c'è una sensibilità alle piante, segno di la sensibilità c'è. Perché se arriva freddo, questa foglia ha la sensibilità di avvertire il freddo, c'ha anche la capacità poi di rispondere al freddo. Se arriva caldo, è sensibile al caldo, se arriva luce, è sensibilissima. Quindi è intelligenza questa? Pure io se sento caldo, mi vado a mettere all'ombra, poi imparo dei sistemi per difendermi, proteggere, attenuare. Quindi siamo abbastanza simili, la nostra intelligenza, dove sta la differenza rispetto a loro? Io sono... non ho detto che io non ho detto che non riusciamo a comprendere, stiamo ragionando per capire dove sta la differenza tra noi e loro, perché non lo so. Ci stiamo ragionando per vedere dove sta la differenza, oppure quante cose ci abbiamo in comune, perché ci abbiamo in comune il fatto che abbiamo tutte e due una cellula, ieri avete visto, poi sostanzialmente dove stanno le differenze tra una cellula animale e una cellula vegetale. Siamo fatti dalla stessa pasta e quindi sì, vogliamo trovare queste differenze, ma poi una cellula se tu la pungi con un ago lei reagisce. È sensibilissima, così sia se è vegetale che animale. Come fa la vite? Avete visto la vite? Io quella mattina un po' la trovo abbarbicata al palo, c'ha i cirri. Dici, ma come fai? Io il cirro sta qua, poi vado domani mattina, ma come ha capito che lì c'è il palo, lì si va a attaccare al filo? È incredibile, la vite, no? Basta che poi l'ha acchiappata e non la sposta nessuno, perché grazie ai suoi cirri la vite, siccome non è capace di autosostenersi come lo fa un albero, il cirro è straordinario. Dici, ma qua c'è il filo. Sto cirro che sta qua, lui continua a crescere, ma cresce a distanza, magari se era qui uno si aspetta che crescendo tocca il filo, mi spiego?
invece sta qua. È il vento tante volte che paf la fa muovere, perché il cirro, se ci fate caso, c'ha una sorta di uncinetto che basta che lo fa aggrappare e poi non si sposta più. Bisogna un po' osservare con attenzione, perché per spiegarci queste cose che giustamente ci sorprendono. Se voi ci guardate con attenzione, non c'è tanto di... è il vento, perché se io fletto, non ci vuole niente che mi aggancio, perché basta che mi ancaggio. Fateci caso, guardate il cirro della vite, che proprio c'ha questo uncinetto, che basta che, cioè, a furia di insistere sto vento, poi magari si allunga un pochino di un altro millimetro, 2, 3, 4 millimetri, finché poi basta che si è ancorata e poi non la si sposta più. Cioè, voglio dire, riflettiamo, osserviamo bene, perché tutto ci può sembrare miracoloso. Dove è possibile c'è una spiegazione, ci sono dei punti di osservazione, delle cose che osserviamo e non riusciamo a spiegarci, però altre... il senso di crescita. E ragazzi, due sono, uno è il fattore che decide. Cascata luminosa. Qua dovete immaginare sta folla di specie, di vegetali che tendono tutti a quella lì, cascata luminosa. Chi ci arriva prima vince, è una competizione terribile a beccarsi un bel po' di quella luce. È una cascata che parte 100, arriva qui solo 1%, quindi perché via via viene assorbita, perché come diceva la signora, ci sono strati, la vita si è organizzata non solo orizzontalmente, ma si è organizzata anche verticalmente, e il bosco ci dà questa idea di una strutturazione verticale. E quindi ci sono delle piante che stanno sotto, altre un po' più sopra, quindi c'è una, si parla di strutture triplanari. In un bosco si può arrivare a vedere, se andiamo in una foresta tropicale ne troviamo fino a 5-6 di piani, nelle nostre ne troviamo 3, e quindi tutta sta cascata di luce via via si esaurisce. Ha deciso che qui può esserci la specie X1, che, come diceva il dottor Delvicio, ha imparato a stare all'ombra, è diventata sciafila. Chiudiamo qui o no? O andiamo avanti? Comunque, il corso sta avendo molto interesse, perché stiamo spaziando e poi ci stiamo lasciando andare, ed è giusto così, perché sennò diventava, ci vuole fare un altro regalo. E come mai ci regali tutti questi fiori? E vuoi liberarti il campo delle tue erbacce? Bravissimo. Poi questa quercia, come ti chiami? Scusa, tu chi sei? Presentati, noi tutti ci siamo presentati. Siamo amici su Facebook. Sì, dico, ma fai parte del corso? Ma ci sei mancato ieri, devi giustificarci l'assenza. E non ce l'hai fatto mai che assaggiare, però. Stava strano. Non gli è strano. Ah, stava strano, andava a padrone, andava a lavorare con l'altro. E non andate. Ho portato questa quercia perché è quella straordinaria, il nostro frango, no? Che dalle parti del professore non c'è. Quercia di fragno, perché la ghiandaia se ne nutre, le nasconde, però non tutte le ritrova poi quando le vuole mangiare, alcune rimangono in mezzo alle pietre e spontaneamente il territorio è pieno. Vedete questo lupino? Io lo dico, è il lupino forse intelligente, perché quando questo lupino è arrivato nel mio fondo ce n'erano solo
poche piante, una o due. Io ho riempito il fondo senza che l'ho piantato, professore. Si è riempito il fondo di lupini senza che l'ho piantato, a distanza di 20-30 metri. Come ha fatto sto lupino, professore? È una spontaneizzazione di forme che coltivavano. E sai che perché? Campano, possono campare 50. No, è sempre lui. Si propaga, si lanciano, bravo, si lanciano. Il lupino si lancia anche a un metro di distanza. Questo lupino, quando arriva l'estate, col calore forte, scrocchia in modo naturale. Che spara? Si apre e spara. Un metro, due metri, tre metri. Io ho un fondo di, che so, stupid, noi diciamo i stupid, di tre stupid, pieno di lupini che io non ho seminato. Io raccolgo i lupini spontaneamente. No, hai ragione, perché noi dobbiamo fare la giusta differenza tra il seme, che non è un organo di riproduzione, è un organo di diffusione, rispetto al fiore che è l'organo riproduttivo. Quindi la natura, una volta che ha concepito il seme, si è inventata una strategia incredibile. Invece noi per crescere un figlio lo dobbiamo tenere in pancia, lo dobbiamo tenere per mesi, lo dobbiamo nutrire, poi anche quando esce fuori. Pensate che si inventa il vegetale, l'embrione lo va a mettere in una struttura che noi poi riconosciamo come seme, e questo da solo è capace di far crescere l'embrione, perché il seme è soprattutto una riserva di nutrimento per far crescere da solo l'embrione fino a che emetterà le prime foglioline, capace poi di autofare, cioè di fare la fotosintesi. Riflettiamo su questo, perché il problema è che se la pianta madre ha fatto i semi e questi gli cadono qua sotto, che futuro hanno questi semi una volta che germinano? Niente, perché dovrebbero aspettare, avete visto quante plantule, dovrebbe morire quello, la pianta madre. Quindi pensate che spreco di energia che fa la natura, che faceva se non si inventava qualcosa che potesse far cadere il seme già qui. E se cadeva qui c'era la probabilità che il seme potesse germinare e dare a questa pianta, e dare futuro a questa pianta. Io voglio chiudere con il mais. Il mais. Se guardate la pianta del mais, siamo partiti da una pianta spontanea che cresce in Messico. Quando diciamo mais, diciamo il cereale che ha nutrito tutta l'area occidentale del pianeta. Noi siamo legati al grano, poi riso, queste sono le tre grandi risorse alimentari del pianeta. La pianta spontanea del mais, da cui siamo partiti, è una pianta ramosa, dove c'ha queste piccole pannocchiette, ma sono piccolissime, non c'ha niente a che fare con la nostra pannocchia, che adesso è, come lo chiamate, il totaro, come in dialetto come si dice? Mais, eh? Sì, infatti non c'è stato, però c'è stato anche, perché ci siamo alimentati anche noi di mais, anche noi meridionali, in alternativa sempre al grano, e poi abbiamo scoperto la patata, lo diciamo meglio domani. Allora, questa struttura scaposa della pianta selvatica da cui siamo partiti, e quindi qui tutte le pannocchiette, favoriscono una diffusione più allargata dei chicchi che possono cadere da questo ramo, e quindi può allontanarsi dalla pianta madre. Oggi il nostro mais è una struttura tutta lineare, ci abbiamo messo le fogliottine qua, no? Questo è il nostro mais, è una specie da noi inventata. La pannocchia, che è pienissima di questi chicchi, cioè avrebbe una capacità di diffusione incredibile. Il problema è che questa pianta, ecco perché l'abbiamo creata noi, e a noi rimane legata, da sola non potrà più diffondersi, non potrà più sopravvivere, perché avendo cambiato completamente la struttura della pianta, i semi cadranno qua sotto e non avranno la possibilità di farla diffondere. È un esempio di tante, tante specie che abbiamo creato noi e a noi rimangono legate. Se smettiamo noi di coltivarle, questa biodiversità si estingue definitivamente.